Nessuna riapertura all'orizzonte per il sottopasso di Via Torino a Pontecagnano Faiano. La telenovela dell'anno, ancora lungi dal vedere una conclusione, ha registrato una nuova puntata. Nel Mirino stavolta è finito Enel Distribuzione, destinatario di una missiva ultimatum del sindaco Giuseppe Lanzara, alla base della lettera la mancata erogazione della cifra stabilita dal contratto di comodato d'uso legato all'installazione di una cabina elettrica su suolo comunale che dovrebbe permettere il regolare Funzionamento delle pompe idriche, scongiurando così possibili allagamenti. Diffido, si legge nella lettera, ad adempiere entro e non oltre i 15 giorni, avvertendo che, decorso inutilmente tale termine, l'ente agirà presso le competenti sedi per vedere tutelati i propri diritti.